La città di Torre del Greco si prepara a salutare il 2020, un anno che ha segnato il mondo intero a causa della pandemia. Le richieste dei cittadini all'anno che verrà tra speranze e voglia di ricominciare a vivere. Dopo un anno così difficile e complicato, dopo il 2020, che cosa si aspetta invece dal nuovo anno, il 2021? Mi aspetto finalmente una cosa che ci auguriamo sempre tutti e ce lo siamo augurati sempre in tempi non sospetti, tanta salute per tutti, questo mi aspetto, tanta salute, perché veramente è stata dura, soprattutto a livello psicologico, diciamo, perché anche chi non se l'è preso il virus un po' se l'è sentito addosso dopo tutto quello che ha visto e ha vissuto sia nel proprio paese ma anche a livello mondiale, perché è stata abbastanza straziante la cosa, straziante e inaspettata, perciò tanta salute per tutti. Ormai il 2020 è quasi giunto al termine, che cosa chiede al 2021, l'anno che verrà? Solo che questo virus, veramente con questo vaccino, risolverà i problemi di tutto il mondo. Per l'anno nuovo chiedo nella mia famiglia la situazione attuale, perché stiamo bene, tutti bene, quest'anno non ho perso nessuno e auguro agli altri di un anno migliore per quanto riguarda soprattutto la salute e per il mondo intero, le finanze, insomma, benessere in generale. Questo è l'augurio che faccio a tutti, alla mia famiglia e specialmente al popolo torrese che ha bisogno di una mossa. Che cosa chiede all'anno che verrà? Di poter togliere queste mascherine, così possiamo stare tutti più tranquilli e poter abbracciare i nipotini, i figli, i parenti e gli amici. Questo sì. No, non sarà subito, però almeno per l'estate. Va. Il mio augurio è sperare che il prossimo anno sia molto, ma molto migliore di quello che è stato adesso. Mi aspetto innanzitutto che le forze governative facciano uscire un po' di lavori per i giovani e che si arrivi alla fine di questa epidemia, perché non se ne può più. Diciamo, è tutto bloccato. I bambini stanno sempre con noi tutti i giorni, la mattina, video lezioni, tanti sacrifici e speriamo che il 2021 porti tanta pace, tanta prosperità, innanzitutto la fine di quest'incubo, perché ormai è un incubo per tutti. Meglio salvaguardarci da questa epidemia, speriamo che va mano a mano scalando e viviamo tutti felici e contenti. Perché è troppo una schiavitù così. I figli dal nord non hanno potuto scendere perché lavoravano e poi stavo in zona rossa e siamo solo io e mia moglie. E voglio il bene di tutti, specialmente gli ospedali che danno tanta attenzione per questi malati, eccetera, eccetera.